Due punti guadagnò la Roma nell'incontro di andata, due punti ha guadagnato la Lazio in quello di ritorno. Pari è fatta dunque, e questa volta saranno i tifosi romanisti a pagare le salatissime scommesse. Tra i sé che i romanisti adducono c'è questa stupenda parata in due tempi di Lovati su girata di Secchi, e tra i però laziali c'è l'ottima difesa biancazzurra che ha controllato con efficacia l'attacco avversario. Ecco, Selmo sono in azione, è stato il miglior uomo in campo, e l'ottimo Panetti è stato costretto ad interventi a ripetizione per fronteggiarlo. Il laziale Mario Riva sorriderà al 36esimo del secondo tempo. Selmoson ha superato Griffith e Stucchi e Panetti non può far altro che raccogliere la palla. 1-0 e bandiere laziali al vento. Passano due minuti e Burini non si fa pregare per sfruttare un errato passaggio di Corsini a Panetti. 2-0. Per la Roma la partita è chiusa e come se non bastasse ci si mette Costa che si mangia un gol già fatto. A 60 secondi dal fischio finale Dino si rifà, supera mezza difesa e spara da fuori area, 2-1. Entusiasmo del tutto platonico, quello dei tifosi romanisti. Dei 65.000 sugli spalti, metà felici e metà scontenti. È la legge del derby.